Chiedono un intervento da parte del prefetto di Caltanissetta sulla questione relativa ai lavoratori e lavoratrici addetti al servizio di pulizia e ausiliariato nei presidi dell'ASP della provincia di Caltanissetta e i sindacati attraverso una nota firmata dal segretario generale Filcamps CGIL Caltanissetta Nunzio Corallo e Michelangelo Mazzola, segretario generale Wiltux per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. I lavoratori circa 100 infatti attendono ancora lo stipendio di novembre, avendo percepito nel mese di dicembre le mensilità relative a settembre-ottobre erogate direttamente dall'ASP. Per fattori burocratici abbiamo concordato con l'ASP nuovamente, aspettando la maturazione anche del mese di dicembre, il pagamento della retribuzione di dicembre e la tredicesima mensilità nella prima decade di gennaio. Purtroppo per problemi burocratici, la metto là, il responsabile unico del procedimento che invia la delibera al SEF, il SEF sarebbe il settore economico-finanziario dell'ASP, che dà l'autorizzazione, che poi va al direttore generale che deve firmarlo, tutta questa cosa. Ad oggi praticamente non abbiamo avuto ancora il pagamento delle retribuzioni di dicembre e tredicesima, che ci dicono che molto probabilmente non potrà avvenire non prima del 24 o 25 di gennaio. E mentre comunicano la proclamazione dello stato di agitazione anticipando che potrebbe concludersi, si legge, con lo sciopero nei termini dettati dalla normativa con eventuale sit-in innanzi la prefettura, la preoccupazione dei sindacati riguarda anche l'effettiva data, al momento posticipata di qualche settimana, di attivazione dell'erogazione dei servizi con la nuova società subentrante. Intervenuta una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, dove praticamente ha annullato la sentenza, una sentenza del TAR che aveva in un certo qual modo rivisto tutte le questioni della gara, dell'aggiudicazione alla gara da parte del CUC, praticamente la centrale unica di committenza della Regione Sicilia, per questo appalto nelle varie ASP siciliane. Da una prima lettura, a parere nostro, quindi a parere delle organizzazioni sindacali, sembrerebbe che il lotto di riferimento su l'ASP di Caltanissetta non c'entrerebbe in questa vicenda, però l'ASP in via precauzionale ha praticamente rinviato l'affidamento che doveva avvenire il 16 all'1 febbraio, con una nota dove dire che sì, arriviamo all'1 febbraio, ma questa data può essere anche ancora prorogata, perché aspettano una risposta giuridica da parte del CUC della Regione Sicilia. La nostra paura è che questa situazione si porterà avanti ancora per parecchi mesi, ecco, la paura nostra.